Buongiorno a tutti voi, benvenuti in questo nostro appuntamento dedicato alle notizie, agli approfondimenti, agli incontri con tante realtà. Una settimana che si apre eh, questa, funestata da una brutta notizia, quella relativa. Alla strage in una Chiesa cattolica in Nigeria. La strage di Pentecoste così è stata ribattezzata. Ed avremo l'opportunità di approfondire eh, questa notizia più tardi. Lo faremo attraverso l'esperienza sul campo di una realtà che conosciamo benissimo. Aiuto alla Chiesa che eh, soffre. Avremo in collegamento il direttore Alessandro Monteduro. Ma parleremo anche d'altro, ci avviciniamo ad un appuntamento bello ed importante per la nostra realtà, il perdono del Gargano il prossimo 30 giugno. Avremo con noi in studio un giovane, un giovane di San Giovanni Rotondo, eh, che eh, si dedica al sociale soprattutto attraverso la diffusione dello sport tra i ragazzi. Si tratta di Leonardo Ricucci che um, spende il suo tempo anche per l'organizzazione di questa uh, iniziativa, una bella iniziativa sicuramente. Lui sarà appunto con noi per parlarci del programma e di ciò che lo spinge ecco, ad impegnarsi in prima persona anche in questo. Ma avremo anche i nostri appuntamenti uh, fissi all'interno della nostra uh, scaletta, una scaletta che. Vi proponiamo e eh, che comunque vuole mantenere ancora con voi un contatto a diretto anche in questa estate. Come potete vedere, sono tante le modalità per poterci eh, contattare attraverso il sito internet ma anche attraverso i vari eh, social. Una giornata questa intensa che vogliamo aprire subito all'insegna dell'approfondimento della storia, un giorno una storia a cura di Maria Pia Picciafuoco. 6 giugno 1982, Operazione Pace in Galilea. I germi che portarono al deflagrare dello scontro armato vanno fatti risalire alla guerra del 1948, quando centinaia di migliaia di profughi palestinesi trovarono rifugio all'interno dei confini dello Stato libanese. Nel territorio meridionale confinante con lo stato ebraico si concentrarono le forze dell'OLP. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, guidata dal leader carismatico Yasser Arafat, costituì di fatto un'entità parastatale. Quel 6 giugno Israele iniziò i bombardamenti che, per la prima volta, sarebbero sfociati in un conflitto contro i combattenti palestinesi, anziché contro gli eserciti degli stati arabi come Siria ed Egitto, dai quali fino a quel momento Israele aveva dovuto difendersi. Dal punto di vista militare, l'attacco fu un successo su tutti i fronti, ma le tensioni nell'area non si sopirono. Gli scontri causarono un numero di caduti militari di gran lunga inferiore alle vittime civili. Persero la vita 17.000 cittadini libanesi. Vi dicevo dunque della strage di Pentecoste, leggiamo in anticipo rispetto a quanto andremo poi ad approfondire più tardi eh, alcuni dettagli di questa notizia che eh, vediamo riportata anche sul quotidiano Avvenire attraverso il sito internet. Ricordiamo che lunedì la versione cartacea del eh, giornale non è in edicola ma comunque ci sono aggiornamenti attraverso il sito all'indirizzo www.avvenire.it. Uomini armati hanno fatto irruzione nella chiesa di San Francesco Saverio a Owo, nello stato di Ondo, aprendo il fuoco contro i fedeli che celebravano la Pentecoste. Una Pentecoste di sangue in Nigeria, dove questi uomini armati di fucili hanno aperto il fuoco contro i fedeli dentro una chiesa cattolica nel sud-ovest sud del paese, uccidendo diverse persone, tra cui molti bambini che celebravano la solennità. L'identità e il movente degli aggressori non sono stati chiariti, le autorità devono ancora fornire i dettagli dell'attacco. Uh, al dolore generale, mentre si chiariscono i dettagli dell'accaduto, si è unito anche il Papa, come riporta Vatican News. Papa Francesco prega per le vittime e per il paese dolorosamente colpiti in un momento di festa e affida entrambi al Signore perché invii il suo spirito a consolarli, riferisce il portavoce della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni. Come vi dicevo più tardi, eh, entreremo nel merito di questa notizia con Alessandro Monteduro. e Parleremo anche dell'altra dell situazione che preoccupa il mondo, quella che continua purtroppo a, ad infliggere tanta sofferenza in Ucraina. A questo proposito il Santo Padre si è espresso ieri durante il Regina Celi. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta e ora è il momento di un giorno, un fiore. Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno, un fiore. Oggi vi voglio parlare di questo esemplare di pianta. Più nello specifico è una bulbosa, sto parlando dell'amarillis. L'amarillis è una bulbosa, appunto, quindi questo ci indica già che non ha bisogno di moltissima acqua perché sennò il bulbo marcisce. Ma ci indica anche che eh, fa parte di quegli esemplari che sono perenni e che sono autosufficienti. Autosufficienti cosa vuol dire in questo caso? Che una volta piantati questi qui, questi esemplari, grazie alla presenza di questo bulbo eh, riescono a mantenersi sempre in vita. Il bulbo cosa fa? Il bulbo è un organismo vitale che vive eh, al di sotto del terreno e che ha una stagionalità. Quando ci sono le condizioni favorevoli per la sua crescita, cioè quando lui si sente a suo agio, esplode in queste fioriture con queste foglie particolari. Ad esempio prendiamo in considerazione la calla, i giacinti, i tulipani, l'amarillis, come questo che ho in mano. Sono tutte bulbose che nelle condizioni favorevoli esplodono in, in tutta la loro bellezza donando anche fioriture spettacolari. Il bulbo cosa fa? Quando non ci sono più le condizioni favorevoli, quindi o l'eccesso di caldo o l'eccesso di freddo, um, fa seccare proprio, elimina, recide il rapporto con la parte aerea per uh, mantenere la sua energia vitale all'interno del suolo, all'interno del, del bulbo. Uh, questo permette di andare in stand by per una stagione intera, quindi tre mesi o per due stagioni, sei mesi, per poter poi riprendere l'attività vegetativa esterna al terreno proprio quando ci sono le condizioni favorevoli. Ci sono bulbi che nascono col freddo, bulbi che nascono in primavera con il tepore, il primo sole che bacia il terreno e lo riscalda. E poi ci sono anche bulbi che eh, con il caldo forte eh, spuntano donando la loro bellezza, come nel caso della Marillis. La Marillis presenta la particolarità di eh, anticipare l'infiorescenza per poi seccare e donare la bellezza delle foglie. Cioè, esce prima il fiore e poi escono le foglie. Uh, il fiore si presenta sotto forma di uh, una spiga uh, che raggiunge a volte anche grandezze notevoli, quelle di un metro ad esempio, al pari dell'agapantus, um, al cui al culmine si dipartono uh, questi boccioli che danno uh, questi fiori di notevoli dimensioni, a volte anche più larghi di una palma di mano. Uh, si trovano in tantissime tinte, colori, nuance, come vogliamo dire, dal bianco al rosso allo screziato, all'arancio, al nero. È una pianta bellissima, un bulbo spettacolare e soprattutto spettacolare anche per le sue dimensioni. Infatti, eh, si annovera tra i quei pochi bulbi che hanno una cipolla, tra virgolette, di grandissime dimensioni. Uh, se tenuto in vaso, uh, può benissimamente essere posizionato all'interno della nostra abitazione nel momento della fioritura. Se invece volessimo impiantarlo in piena terra, lui quando è pronto, quando ci sono le condizioni favorevoli, fiorisce, fa le foglie e poi conserva per rigenerarsi nella stagione successiva. A volte si propaga donando anche a piccoli spazi di terra una moltitudine di foglie e di fiori proprio per il fatto che si sta propagando e quindi si estende lungo tutta l'aiuola. È una bellezza unica e davvero spettacolare, è un fiore bellissimo. Anche quest'oggi dunque ci siamo allietati attraverso le bellezze della natura del creato espresse nei fiori nelle piante. Come potete vedere, vi dicevo all'inizio del nostro programma, sono tante le modalità per contattare la nostra redazione, per fare anche le vostre eh, proposte, per inviarci un saluto, un messaggio da magari i luoghi dove siete in uh, vacanza. Uh, queste appunto le modalità attraverso i nostri contatti uh, social. Ma vogliamo a questo punto soffermarci sulle parole del Santo Padre relative alla domenica di Pentecoste. Il Papa si è rivolto ai leader delle nazioni, non portate l'umanità alla rovina, grazie allo spirito la fede è sempre giovane, mai cosa da uh, museo. Insegnare e ricordare. Papa Francesco, prima della preghiera del Regina Celi, attinge al Vangelo per mettere in risalto il significato più profondo della solennità della Pentecoste e commenta il passo in cui Gesù disse ai discepoli: Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto. Ecco cosa fa lo Spirito, insegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Riflettiamo su queste due azioni, insegnare e ricordare perché è così che Egli fa entrare nei nostri cuori il Vangelo di Gesù. Francesco si sofferma poi sulla prima azione dello Spirito Santo, quella di insegnare, un atto che rinnova l'esperienza di fede, che colma le distanze. Questo appunto uno stralcio delle parole del Santo Padre di eh, ieri, ma ora ci fermiamo per qualche istante e poi volteremo pagina. Avremo con noi in studio eh, dopo una breve pausa Leonardo Ricucci per parlarci del perdono del Gargano. E torniamo insieme in studio per proseguire questo nostro appuntamento odierno con tempo d'estate, per parlare di un appuntamento, uno dei prossimi eventi che andremo a... A vivere partendo proprio da questa nostra realtà di San Giovanni Rotondo collegata ad un altro eh, santuario famoso in tutto il mondo: Monte Sant'Angelo, la Basilica dell'Arcangelo Michele, questo Treduunion che eh, ci vede insieme legati attraverso un cammino, il perdono del Gargano. Questa mattina, ecco mentre vedete tra l'altro il manifesto con il programma dell'iniziativa. Questa mattina abbiamo Abbiamo come ospite nei nostri studi eh, un collaboratore nell'organizzazione di questo evento. Si tratta di un giovane di San Giovanni Rotondo impegnato nel mondo del sociale, soprattutto attraverso lo sport e l'educazione allo sport per i più piccoli. Si tratta di Leonardo Ricucci al quale do il benvenuto. Benvenuto Grazie. Leonardo, ben Grazie trovato tra noi. Ben, ben trovato qui. Abbiamo la possibilità, questo oggi appunto, di parlare di questo appuntamento. Ecco, l'organizzazione sta andando avanti. Eh, quali sono le tue riflessioni? Eh, cosa ti muove nell'organizzazione di questo evento? Allora, prima di tutto è un evento molto, molto, molto importante, organizzato in modo magistrale dai frati, con attenzione e soprattutto tanta dedizione, perché è un, un evento che deve crescere, deve assolutamente crescere perché è molto importante, i giovani hanno bisogno della figura di San Pio e quindi attraverso il cammino, attraverso lo stare insieme in questi momenti di difficoltà, perché sono due anni che è tutto fermo a causa pandemia, è stato pensato appunto con, con molta, molta importanza nei minimi dettagli questo, questo cammino. Il cammino partirà. Da Monte Sant'Angelo, come abbiamo visto nella locandina, e raggiungerà la città di San Giovanni Rotondo. Durante il cammino, quindi, verranno rievocati dei momenti importanti dell'arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e il legame, lo stretto legame con la basilica di San Michele Arcangelo, che è uno dei luoghi più importanti non solo del sud Italia ma di tutto il di tutta l'Europa, quindi diciamo un posto molto particolare. Perché questo perdono? Questo perdono è per far avvicinare i ragazzi non solo alla diciamo, la figura di San Pio, ma far conoscere anche il territorio, le bellezze che accomunano questo territorio. E quindi, diciamo, abbiamo pensato di. Eh, Portare i ragazzi a San Giovanni Rotondo non solo attraverso diciamo, il cammino in sé per sé, ma con una serie di eventi che ehm, faranno capire l'importanza di che accomuna questi due santi e soprattutto queste due città. Ecco, abbiamo detto di un momento che è sicuramente importante dal punto di vista della fede, ma anche eh, attraverso questo cammino profondo, anche di introspezione. La possibilità di conoscere l'ambiente, la natura, uno spazio importante eh, nel quale d'estate soprattutto eh, i giovani possono e devono entrare. Questo anche attraverso un'altra delle tue iniziative che sono eh, collegate allo sport. Tu pratichi la bicicletta? Sì, in... io pratico diciamo, un po' tutti gli sport che si possono accomunare in questo territorio. Partiamo diciamo, dalla bici, dalla mountain bike a finire all'arrampicata oppure all'escursione. Quindi questo è un territorio che bisognerebbe valorizzare a 365 gradi. Eh, proprio la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro molto importante a Monte Sant'Angelo per quanto riguarda eh, la ciclovia, perché eh, come tu ben sai, anzi, sei esperto di questo territorio, quali sono i veri problemi, è stata esclusa. All'esina finisce e quindi il Gargano è tenuto fuori per una serie di vicende ed una serie di problemi che questo territorio deve affrontare quotidianamente, caro Nicola, eh, come possono essere dai cancelli, come possono essere ehm, dei, dei qualsiasi... Ehm, intoppi che vengono creati durante questo periodo. E che però rendono concorsi. poi impossibile esatto. la realizzazione di progetti di una esatto. importanza strategica per il nostro territorio. Esatto. Leonardo, tornando al perdono del Gargano, una iniziativa questa come diciamo bellissima, importante, invitiamo tutti coloro i quali anche attraverso vediamo la nostra locandina a parteciparvi a partire dal 30 giugno. Ecco come si può fare per avere delle indicazioni più precise? Allora, Anche per, per partecipare, scusami, per avere delle indicazioni più precise è molto facile. O bisogna eh, aggiungere, cliccare su, su Facebook per chi ha i social media eh, a disposizione, quindi eh, c'è la pagina che si chiama Il Perdono del Gargano. Oppure contattare eh, i, vari, eh, i vari siti del, diciamo, del, istituzionali del Convento dei Frati Minori Cappuccini, come può essere quello della Pastorale Giovanile. Quindi diciamo, ehm, è un canale aperto. Eh, per, per iscriversi e tranquillamente cliccando o contattando i frati del convento di San Giovanni Rotondo si possono avere tutti i dettagli. Um, invitiamo anche i ragazzi, diciamo di fuori, non solo del Gargano, ma di tutta Italia per venire a vedere le bellezze che accomunano questo territorio. Allora Leonardo, tu ci dai la possibilità quest'oggi, in questi ulteriori minuti a nostra disposizione, per affrontare un tema che è sicuramente collegato anche in base alla tua esperienza. Parliamo del perdono del Gargano, questo cammino eh, che nell'ambito di de un discorso più generico legato alla fede eh, ci rimanda ad altri cammini. Eh, come ad esempio quello di Santiago di Compostela. Tu anche in questo caso hai qualcosa da raccontare? Sì, Perché è un'esperienza che hai vissuto in prima persona. Certo, ho fatto il cammino di Santiago di Compostela prima della pandemia, ho fatto gli ultimi 500 km, ma passando, cioè arrivando, concludendo il mio cammino a, a Finisterra, quindi sull'oceano. Eh, il, diciamo che il Cammino de Santiago è stato riqualificato ed è stato, ehm, è stato portato avanti, grazie alla Giornata Mondiale dei Giovani. Quindi, eh, ancora una volta, il, il Santo San Giovanni Paolo II è stato lungimirante perché dopo la, la GMG che è stata svolta lì c'è stato un picco di esplosione, tutti hanno. Eh, hanno, hanno voluto assaporare proprio il cammino di Santiago e posso dirti che questa terra. Io conosco la via francigena di questi posti a memoria, bendato. Posso andarci e ti dico che questa via francigena non ha niente da invidiare a Santiago de Compostela, ma eh, la Galizia ha una, una specialità più bella: all'accoglienza, l'accoglienza, ha tanta accoglienza. Non ci sono cancelli, non, non, non ci sono deviazioni, non c'è niente perché quella terra ha comune il pellegrino. E quello che dovrebbe entrare un po' nell'ottica delle persone che, di questo Gargano dovrebbero essere più, più accoglienti. Io parlo logicamente delle strade interne certo. a quelle diciamo, commerciali, quindi diciamo, delle zone più impervie che questo territorio ha. In più questo territorio ha dalla sua parte um, delle, mh, delle masserie, delle, dei ruderi che sono affascinanti, che sono bellissimi. Quindi diciamo dovrebbe esserci più sintonia con chi vive la terra. E se non c'è questo, non potremo mai avere un vero pellegrino certo. sulla, sulla via Francigena. Quali sono state le tue emozioni nell'affrontare quel cammino? Cosa ah. ti ha lasciato? Ah, beh, Santiago de Compostela mi ha lasciato eh, un ricordo intelebile perché mh, la spensieratezza, la voglia di vedere gente che cammina per raggiungere eh, Santiago, quindi l'apostolo che poi è stato eh, sotto la croce di, di Gesù, um, ma la, la cosa più bella che ti rimane impressa è vedere famiglie con bambini, con, eh, con disabili che fanno questo cammino anche per... Eh, per gli ultimi 100 km, gli ultimi 50 km, proprio per assaporare diciamo, l'ebbrezza di quella terra. Quindi diciamo che questo è quello che mi porto dentro. E poi la spienzeratezza dei camminatori, che non hanno bisogno di alberghi a 5 stelle, ma hanno bisogno di un semplice ostello. Vedi anche gente che, che dopo che finisce il, il cammino di Santiago viaggia in Ferrari, viaggia in Porsche, però durante il cammino diciamo che tutto questo va messo da parte, quindi diciamo il pellegrino è unico e sono tutti uguali. Ed è un po' lo spirito che vorrebbe in, in un certo senso essere riportato anche attraverso questo importante momento che prenderà, speriamo, sempre più piede nell'ambito delle belle iniziative del nostro territorio, il perdono del... Sì, Gargano. ma io ne sono convinto perché i frati sono un motore pulsante di questo territorio e quindi quando i frati sposano un progetto lo sposano... Bene e lo sposano perché hanno voglia di far crescere eh, questo territorio e soprattutto far conoscere la figura di San Pio che per i giovani eh, è molto molto importante. Poi diciamo che eh, i giovani sono attratti, sono attratti da ultimamente anche attraverso i social media manager, quindi attraverso i social, eh, di, di postare delle foto importanti. E chi meglio della Grotta di San Michele che è un posto affascinante, e della nuova chiesa di Renzo Piano che una delle ultime ehm, opere eh, al mondo dell'arte moderna che è così affascinante e così bella, quindi diciamo che si va a sposare il cammino con dei luoghi eh, di cultura, di arte, eh, di, così importanti che questo territorio offre. Leonardo, ci ritroveremo sicuramente in prossimità di questo appuntamento a parlare, magari dare qualche ulteriore dettaglio qualora fosse necessario per poter partecipare al perdono del Gargano. Grazie per la tua presenza e per la tua esperienza, a presto. Grazie a voi per la vostra disponibilità. Buona giornata. E vogliamo aprire una nuova finestra informativa anche all'interno del nostro spazio quotidiano. Parliamo della campagna della Russia anti-Italia che sarebbe stata pianificata all'inizio di marzo. Lo facciamo attraverso il sito. Internet del Corriere della Sera. La propaganda sulle armi, le sanzioni e la russofobia partita dal Ministero degli Esteri di Mosca è subito rilanciata da social, influencer e opinionisti. L'attacco del Ministero degli Esteri di Mosca all'Italia per la violazione dei diritti dei cittadini russi era stato pianificato già dagli inizi di marzo, pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina. Una campagna di disinformazione che ha due obiettivi, denunciare la russofobia e dimostrare che le sanzioni contro la Russia danneggiano soprattutto i paesi che le applicano. È uno dei temi su cui più si mobilita la rete dei sostenitori di Putin, politici, influencer, giornalisti, freelance con interviste in tv, post sui social network. E petizioni rilanciati dai siti web filorussi. Su questa attività che punta a diffondere notizie false per scopi di propaganda, l'indagine della COPASIR è in fase avanzata. Gli analisti e gli esponenti del Comitato parlamentare di controllo sull'attività dei servizi segreti prevedono che la pressione aumenterà nei prossimi giorni, come sempre avviene in corrispondenza di scadenze politiche e parlamentari cruciali. Il 21 giugno il Premier Mario Draghi riferirà alle Camere in vista del Consiglio europeo e poi si voterà la risoluzione di maggioranza sulla guerra, un appuntamento decisivo perché ha come obiettivo il boicottaggio dell'azione del governo e contesta, oltre alla scelta dell'Italia di aderire convintamente alle sanzioni contro Mosca, l'invio di armi e apparecchiature militari alle autorità ucraine, come si è visto sin dalle prime settimane del conflitto. La propaganda si attiva per screditare l'azione dell'esecutivo guidato da Draghi e per dimostrare che le sanzioni danneggiano soprattutto eh, chi le decreta. Il il 5 marzo l'ambasciata russa in Italia posta sulla sua pagina Facebook un annuncio esplicito. A causa dell'aggravata situazione internazionale della campagna di disinformazione anti-Russia dei media, il numero di casi di discremazione nei confronti dei cittadini russi all'estero è aumentato vertiginosamente. Sui canali Telegram viene rilanciato il messaggio per giorni, l'Italia è accusata di essere in prima linea nella russofobia e il 28 marzo si avvia la petizione contro la disumanizzazione del popolo russo da parte dei nostri media, esattamente quanto denunciato dal ministro degli esteri Lavrov due giorni fa nel suo ennesimo attacco al nostro Paese. Dunque questa è la situazione in Italia relativamente alle sanzioni verso la Russia che come vedete coinvolge anche altri ambiti, una forma di guerra questa che passa anche e soprattutto attraverso i media. Ora ci fermiamo per un ulteriore spazio e poi torneremo per approfondire il tema della strage di Pentecoste con Alessandro Monteduro di ACS. Aiuto alla Chiesa che soffre è profondamente sconvolta dall'orribile attacco sferrato contro la Chiesa Cattolica di San Francesco Saverio a Uo Stato di Ondo nel sud ovest della Nigeria, un'area che finora non era stata colpita dalle stesse violenze che affliggono il nord e eh, altra, eh, altre regioni appunto, della nazione. Il massacro avvenuto durante le celebrazioni della solennità di Pentecoste ha causato la morte di almeno 50 persone, anche bambini. La Fondazione Pontificia si unisce in preghiera per le vittime, i feriti, le loro famiglie e l'intera comunità cattolica uh, della, uh, del paese. E noi abbiamo in collegamento video questa mattina Alessandro Monteduro, che è direttore di aiuto alla Chiesa che soffre, che ho il piacere di ritrovare qui uh, tra noi al quale do subito il nostro ben trovato. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi e ovviamente buongiorno ai telespettatori. Dunque una strage questa che eh, purtroppo ci riporta alla mente anche altre immagini che provengono molto spesso da queste regioni dove essere cristiani, essere cattolici diventa quasi una condanna a morte. Ecco, rispetto a questa notizia quali sono gli aggiornamenti che puoi darci e soprattutto qual è la posizione di aiuto, del, del, uh, aiuto alla Chiesa che soffre in questa uh, circostanza? Uh, faccio una premessa, aiuto la Chiesa di Soffre, ma credo l'intera comunità cattolica e non solo la comunità cattolica è sconvolta dinanzi a un accadimento di questo tipo. Però voglio aggiungere, non è sorpresa perché in quell'area del pianeta, parlo innanzitutto della Nigeria, ma potrei estendere il discorso anche agli altri paesi della regione subsahariana dell'Africa, la realtà per le comunità cristiane. Innanzitutto per le comunità cristiane, ma non solo, è terribilmente drammatica. Si susseguono settimanalmente attacchi, attacchi a villaggi, saccheggi, devastazioni, attacchi a chiese, rapimenti, c'è questa immane piaga dei rapimenti in Nigeria dei religiosi, degli appartenenti al clero, e non solo in Nigeria, anche in Niger per fare un ulteriore esempio. Bene. Quindi sconvolti ma non sorpresi. e Dinanzi a tutto questo la nostra posizione è quella che abbiamo anche ribadito in un comunicato stampa ufficiale. Invitiamo tutti, invitiamo tutte le istituzioni d'Occidente innanzitutto affinché da loro parta un appello alle realtà nigeriane. Quindi parlo dello Stato nella sua sostanziale unità di Nigeria ma quindi alle autorità di polizia, alle autorità militari, perché si faccia qualcosa di più, direi molto di più, per proteggere questi nostri fratelli, che solo perché appartengono a Gesù realmente vivono in una condizione di drammatica sofferenza. Solo un numero, nel nord della Nigeria, dove ad essere aggressivo è il fondamentalismo islamista rappresentato da Boko Haram, dal 2002 parliamo circa di due milioni di sfollati provocati dall'azione efferata di questa organizzazione terroristica e parliamo di decine e decine di migliaia di morti. Dunque, maggiore impegno, meno corruzione e maggiore solidarietà con i cristiani di Nigeria. Una strage sicuramente attesa, come mh, ci dicevi poc'anzi, in una delle tante realtà difficili nel mondo. Allo stato attuale quali sono le altre aree geografiche dove eh, c'è bisogno di particolare attenzione? Dopo la disarticolazione dello Stato islamico in Medio Oriente, sicuramente è diventata questa, cioè l'area subsahariana e l'area orientale d'Africa. La parte più drammatica, l'area del mondo dove maggiormente si cerca, diciamolo concretamente, di insediare una sorta di califato. Un califato che, se nel nord dell'Iraq voleva farsi Stato, ma limitarsi a quello Stato, a quel territorio, al nord del paese, alla piana di Ninive, qui al contrario vagheggia. Uh, Sogna l'idea di giungere addirittura ad una realtà transnazionale, addirittura transcontinentale. Dunque, quali sono le realtà? Sono quelle che sono, innanzitutto, confinanti col nord della Nigeria, il Chad, il Niger, il Mali, il Burkina Faso, la stessa Repubblica Democratica del Congo dove lo Stato Islamico si è insediato e poi anche il Mozambico. Ecco, l'Africa la novità di questi ultimi 3-4 anni della persecuzione anticristiana è la radicalizzazione del continente africano. Con questo, ahimè, ci sono altre aree del pianeta che soffrono di altri virus, penso ai nazionalismi religiosi e dunque penso all'India e penso ai regimi autoritari e dunque penso alla Cina, alla Corea del Nord o all'Eritrea. Ecco, in conclusione il nostro tempo quest'oggi è un po' limitato, ma poi avremo occasione sicuramente di tornare a parlare anche di un'altra realtà che hai vissuto in prima persona attraverso un tuo viaggio in Ucraina, questo lo faremo speriamo nel più breve tempo possibile. In conclusione, dicevo, la posizione di ACS è stata è chiara e soprattutto si rivolge a tutti i leader politici e religiosi. Ecco, cosa si può fare in concreto oltre che sollevare la questione e quindi chiedere attenzione alla Parte dei leader? Andare oltre, esattamente, ma per andare oltre bisogna essere coraggiosi. Bisogna, per esempio, legare gli interscambi commerciali con un grande paese quale è la Nigeria. Attenzione, parliamo di un paese il più popoloso d'Africa, oltre 200 milioni di abitanti. Beh, dicevo, legare gli interscambi commerciali alla sicurezza dei nostri fratelli nella fede. Non ci vediamo nulla di così sconvolgente. Ma non si può continuare a fare affari, a raccogliere anche il denaro frutto della corruzione da quest'altra parte del Mediterraneo facendo finta di nulla. Questo è realmente adesso inaccettabile. Ma ahimè, come dico una cosa, ne dico un'altra, sono persuaso che fra poche ore. Di questa immane tragedia non ne parlerà più nessuno e attenderemo la prossima per commentarla più o meno con gli stessi toni. E questo è realmente qualcosa che è La cruda realtà è questa. Grazie direttore, ci ritroveremo presto, buon lavoro. Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori, buona giornata.